nubi grigie minacciano il sereno dell'ITR. L'accordo non ancora ufficializzato tra Bianchi e il vicepresidente del Genoa Calcio Rosati tiene tutti con il fiato sospeso. Il centrodestra schiera Mara Carfagna e Isernia, al centro-sinistra risponde con Arlacchi, D'Alema e Antonio Di Pietro. Continua la parata di Big in Molise. Nella puntata andata in onda ieri sera di Verità, i 5 aspiranti sindaci di Termoli si sono confrontati in modo originale e con una nuova veste su programmi e proposte per il rilancio della città. In Serie D, i giallorossi hanno agguantato la finale play-off contro il Matelica. Giacomarro soddisfatto della prova di carattere dei suoi. Promozione, lo Spinete si è salvato condannando l'FC Molise alla retrocessione. Varanese felice per la salvezza raggiunta. Buongiorno e bentrovati. In apertura avete sentito già dai titoli ITR, termometro rovente a pettoranello del Isernia, le inchieste sui commissari, l'accordo ancora non ufficializzato tra Rosati e Bianchi tiene tutti con il fiato sospeso. Vediamo. Ancora 10 giorni per conoscere il futuro della ITR di Pettoranello del Molise. Il 23 maggio sapremo se l'azienda tessile fallirà o meno. Sarà proprio il 23 il giorno in cui ci sarà l'assemblea dei creditori che dovrà dare l'ok al piano di concordato proposto da Rosati. Il vicepresidente del Genoa Calcio, entusiasta della nuova sfida già ai vertici di una holding, punterebbe ad ampliare il mercato del polo tessile guardando al Molise come territorio di volano nel mezzogiorno e della compagine manageriale manterrebbe in vita il patron Bianchi. Ma le promesse sembrano non corrispondere ai fatti. Rosati pare non aver ancora stretto accordo con lo stesso Bianchi. Probabilmente il cielo su Pettoranello non è sereno come sembra. All'orizzonte potrebbero esserci delle nubi minacciose, troppi nodi che devono ancora venire a pettine. Intanto si è partiti proprio con le famigerate consulenze d'oro dei commissari finiti nel mirino della giustizia, con l'accusa di aver pagato fatture milionarie a consulenti di studi professionali. Una gestione insomma allegra. E come non ricordare la denuncia dell'assessore Scarabeo che segnalava la sottrazione di circa 200.000 capi dal magazzino ITR. Insomma, l'azienda sembra essere colpita da una maledizione sine die. E dopo i vari spezzatini fatti sull'ITR, ora si attende una resurrezione, come l'Araba Fenice, che possa rinascere dalle proprie macerie. E parliamo ora di dissesto idrogeologico. Infatti oggi ancora 9 comuni molisani potranno beneficiare dei finanziamenti previsti per contrastare appunto il dissesto idrogeologico e le relative frane. Oggi la firma della convenzione in giunta. Vediamo. In un territorio come quello molisano, caratterizzato per il 96% dalle frane, arrivano come una manna dal cielo i fondi per contrastare il dissesto idrogeologico. 2.250.000 euro per 9 comuni molisani: Petrelati Fernina, Sant'Elia Pianisi, Toro, Castellino del Biferno, Spinete, Castel San Vincenzo, Venafro, Riccia e Morrone del Sannio. L'intesa è stata siglata stamattina a Palazzo Vitale, alla presenza del governatore Paolo Frattura, dell'assessore regionale ai lavori pubblici Pierpaolo Nagni e dei 9 sindaci dei comuni interessati. Oggi, velocizzando le procedure, siamo arrivati a sbloccare, come ci diceva l'ingegner Cosentino, i 10 milioni di euro di competenza dello Stato. Per noi, ripeto, la sicurezza, la messa in sicurezza del territorio, considerando appunto il disastro geologico, idrogeologico che purtroppo la nostra regione vive e rimane una delle priorità per la prossima programmazione. Che tipo di interventi saranno realizzati? Parliamo chiaramente in questa fase di consolidamento di frane e versanti, questo è il tema che serve a contenere il dissesto. I finanziamenti non saranno soggetti al patto di stabilità né da altri vincoli dello Stato. Siamo a una spesa complessiva di 17 milioni, 16 milioni e 100 sono opere. Gli altri sono spese tecniche che sono state assorbite dal qualche commissario di Invitalia. Ci sono adesso da spendere 10 milioni dell'FSC nazionale, ma questi verranno distribuiti in base alla capacità cantieristica della Regione Molise, perché molte opere che abbiamo già mandato in appalto sono diventate cantieri, presto avremo anche i primi step di fondi nazionali. Questo ci permetterà di chiudere, secondo me, il quadro entro pochi mesi e di rimanere nell'ottica degli obblighi di legge che prevedevano, come sapete, un obbligo vincolante prima il 30 giugno, poi il 31 dicembre 2014. Per arrivare a conclusione degli atti.
E ora la pagina politica. Massimo D'Alema, esponente del Partito Democratico, ha presentato il suo ultimo libro, Non solo euro, nell'aula magna della Facoltà di Giurisprudenza a Campobasso. Poi l'ex premier ha partecipato ad un comizio in piazza Municipio a sostegno del candidato sindaco Antonio Battista. Vediamo. Dopo essere stato presidente del Consiglio dall'ottobre 98 all'aprile del 2000, dopo la caduta di Prodi, ora un semplice militante del PD. Massimo D'Alema è giunto a Campobasso per presentare il suo libro Non solo euro agli studenti di giurisprudenza e poi per sottolineare come il governo possa uscire rafforzato dal voto del 25 maggio, nonostante la campagna sul voto di protesta portata avanti da Grillo. Abbiamo un candidato forte, scelto dai cittadini, è un'alleanza vasta, in grado di governare la città, sia in Europa dove vogliamo portare l'Italia migliore, l'Italia che vuole l'Europa unita, certamente, ma vuole un'Europa orientata verso il lavoro, verso la crescita e non prigioniera delle politiche di austerità. Intanto i recenti arresti all'Expo di Milano rischiano di rallentare l'imponente macchina organizzativa. Io penso che la vicenda ha avuto da parte del governo una risposta efficace e tempestiva. Cioè, il governo ha intervenuto, si è provveduto a sostituire le persone che dovevano essere sostituite perché sotto indagine e si è dato incarico a questa task force, a questa autorità anticorruzione, a un magistrato molto valido, di seguire tutta la vicenda degli appalti in modo tale però da evitare di perdere l'occasione dell'Expo, perché l'Expo è una grande opportunità per il Paese, per crescere, per portare ricchezza nel nostro Paese ed è un'occasione da non perdere. E intanto Pina Picerno, capolista del PD alle europee per la circoscrizione meridionale, è arrivata a Campobasso per dar manforte ad Antonio Battista, candidato sindaco dei Democratici. Il governo in pochi mesi ha fatto tanto, ha detto, e l'aumento di 80 euro in busta paga per chi percepisce un reddito basso lo dimostra. Per questo, ha concluso la deputata PD, non temiamo il voto e tantomeno i toni alti e senza contenuti di Beppe Grillo. E restiamo ancora in tema di politica. Visita lampo dell'ex ministro Mara Carfagna a Isernia. L'esponente di Forza Italia ha annunciato il suo impegno per dirimere le querelle tutte interne al partito tra Michele Iorio e Aldo Patriciello. Vediamo. Forza Italia non diventi una scatola piena di rancori. Il copyright è di Mara Carfagna, all'ex ministro del governo Berlusconi, parlando del caso Campania. Parole che potrebbero adattarsi benissimo anche alla situazione molisana, dove la querela tra Michele Iorio e Aldo Patriciello ha portato al commissariamento del partito e all'avvento di Gianfranco Rotondi. Un caso di cui l'onorevole Salernitana è consapevole, tanto da annunciare il suo impegno per risolvere la querela nella visita lampo a Isernia, in cui al suo fianco c'era proprio l'ex governatore. E credo che l'importante adesso sia impegnarci in questa campagna elettorale per fare in modo che Forza Italia possa avere la giusta affermazione. Dopodiché ho già parlato con il presidente Iorio e mi sono messa a disposizione per tentare di risolvere le questioni e i problemi che il partito sta affrontando qui in Molise. Nulla di grave, sono questioni a volte anche fisiologiche che si verificano all'interno di un grande partito come il nostro. Personalmente ho grandissima stima per il presidente Iorio, quindi non posso che lavorare nella giusta direzione, che per me è quella che darà restituirà la giusta centralità politica al presidente Iorio in Forza Italia qui in Molise. E sempre Mara Carfagna a Isernia ha presentato l'eurocandidata di Forza Italia Marzia Ferraioli, che vuole un'Europa che parli più italiano e meno tedesco e meno burocrazia per i giovani che vogliono fare impresa. Vediamo.
Seduta attorno a un tavolino di un bar del centro storico di Isernia, Mara Carfagna ha presentato la candidata alle elezioni europee di Forza Italia, Marzia Ferraioli. Campana, originaria di Pagani, ma residente a Vietri sul Mare, è avvocato penalista, patrocinante in Cassazione e docente universitaria. Per tanti anni ha insegnato procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza all'Università degli Studi di Salerno, ora all'Università Tor Vergata di Roma. La professoressa Ferraioli, alla sua prima esperienza politica, è arrivata a Isernia per strappare voti ai molisani. Dicevo prima che il Molise è una regione vicino alla mia, che ho frequentato nel passato, più di oggi per la verità, anche nei posti sciistici che sono vicini al Molise. Conosco le persone, conosco l'accoglienza, l'ospitalità, insomma me ne sento vicine, così come mi sento vicino al territorio. Devo dire che sono ovviamente pronta a farmi carico delle specificità di tutte le altre regioni incluse nella lista sud. Il Molise e qualcun'altra la avverto davvero più vicina. Marzia Ferraioli, ai molisani presenti all'incontro, ha detto di essersi candidata alle europee per portare avanti un percorso politico ed etico iniziato in questo partito fin dal 94. Secondo lei c'è bisogno di un'Europa che parli più italiano e meno tedesco, dove lo spettro del 3% non ingessi più il paese comprimendo il diritto al lavoro e che punti sul lavoro riducendo delle regole che impediscono all'impresa di attivarsi. E su questo Marzia Ferraioli ha le idee molto chiare. Molto spesso ha continuato decine di occasioni importantissime per lo sviluppo del Sud e delle nostre migliori professionalità sfumano perché non siamo pronti a recepire e a individuare i bandi europei. Ed è su questo che i giovani devono puntare, individuando nell'eurocandidata di Forza Italia il loro tramite tra il Parlamento europeo e il territorio del Mezzogiorno. Quella della Ferraioli, ha sottolineato Mara Carfagna, è infatti una candidatura di altissimo profilo umano e politico che senza dubbio riuscirà a dare lustro a questo territorio. E da Isernia ci spostiamo a Termoli, dove continua anche in città la parata di Big. Questa mattina è stata la volta dell'europarlamentare del PD Pino Arlacchi, che è candidato alle prossime europee del 25 maggio. Vediamo. L'onorevole Pino Arlacchi, europarlamentare del Partito Democratico e candidato alle elezioni europee del 25 maggio in quota PD nella circoscrizione Sud Italia, è stato ospite a Termoli nella sede elettorale di Angelo Sbrocca, candidato sindaco del centro-sinistra al Comune Adriatico. Arlacchi ha tenuto una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il segretario regionale dei Giovani Democratici Davide Vitiello, il segretario della Federazione GD Basso Molise Mariella Di Carlo e i candidati del Partito Democratico a sostegno del candidato Sbrocca. Arlacchi che ha parlato di amministrative importanti per dare un segnale di svolta. Amministrative molto importanti perché è necessario dare una svolta anche qui in questa città verso un'amministrazione migliore, verso la buona politica che si va diffondendo dappertutto, anche nel sud. È importante che i cittadini pensino bene a chi dare il proprio consenso e vedo che abbiamo un'ottima coalizione che vuole Angelo Sbrocca sindaco. Io invito tutti i cittadini a votarlo, a votare con convinzione per fare in modo che anche il rinnovamento arrivi nel Molise e da questo punto di vista il contatto con l'Europa è fondamentale. Arlacchi poi ha ribadito l'importanza di difendere la legalità sul territorio locale ma anche al Parlamento europeo. La legalità è l'infrastruttura della politica, non è tutto. La legalità in altri posti è assolutamente scontata. E il discorso è su chi amministra bene e chi amministra male, ma sempre dentro la legalità. Purtroppo in molti posti dell'Italia e del Mezzogiorno, e particolarmente qui, abbiamo esempi di cattiva politica di primo ordine, anche al Parlamento europeo, che non devono essere eseguiti. Gli elettori devono guardare i curriculum dei candidati, vedere chi ha delle credenziali, non solo dal punto di vista della moralità politica, ma anche dal punto di vista della capacità di trattare problemi internazionali. In seguito l'onorevole si è spostato a San Martino in Pensilis, dove ha tenuto un incontro con i militanti simpatizzanti del PD e con la cittadinanza. E da Termoli ci spostiamo ora a Campobasso, dove Antonio Di Pietro è arrivato per sostenere il candidato sindaco Antonio Battista, ma anche per rilanciare il partito alle europee. Vediamo.
La nuova Italia dei Valori è ripartita senza il nome del suo leader sul simbolo e con una classe dirigente nuova, giovane, umile e coraggiosa, pronta ad affiancare più esperti che sono già nelle istituzioni e ne conoscono bene il funzionamento. Antonio Di Pietro è giunto a Campobasso a sostegno del candidato sindaco Antonio Battista per rilanciare il partito in Europa che sia dei cittadini e non dei burocrati. In Europa l'Italia dei Valori va perché è convinta che abbiamo bisogno di stare in Europa, di avere più Unione Europea dei cittadini piuttosto che dei poteri forti, che poteri bancari. Nelle amministrative abbiamo rilanciato il centro-sinistra perché crediamo nel sistema bipolare e i cittadini di Campobasso piuttosto che di Termoli valutano il programma dell'una e dell'altra coalizione e valutano anche e soprattutto le persone che si presentano. I sondaggi non sono fortunati, crede che aver tolto il suo nome dal simbolo possa essere vincente per riacquistare nuovi elettori. Mai come in questo momento mi sono interrogato su questo tema, però credo che sia giunto il momento che i cittadini possano scegliere loro chi mandare in Europa, chi mandare al Comune, chi mandare in Parlamento e non dare un voto d'opinione sul leader di turno come se fosse un fans. L'Italia Valori ha fatto un bagno di umiltà, ha preferito ricominciare da 2.0, vale a dire ricominciare da capo, chiedendo a voi un voto per le persone che noi mettiamo e non per il Di Pietro di turno. Te lo dico a te, signor Silvio, che hai detto che non vuoi aspettare altri 6 anni per ricandidarti. Ti auguro di campa tanto, però cerca di capire, c'è un tempo per ogni cosa. E ora la pagina delle amministrative. Quando si condivide un progetto si superano le ideologie. Così è stata presentata alla Pineta di San Giovannello la lista di Democrazia Popolare a Campobasso, in campo appunto a fianco al candidato sindaco del Polo Civico Michele Scasserra. Vediamo. Democrazia Popolare è uno dei movimenti che ha deciso di confluire nel polo civico creato attorno a Michele Scasserra. La presentazione ufficiale è in una location particolare, la Pineta di San Giovannello a Campobasso, alla presenza del consigliere regionale del Nuovo Centrodestra Angela Fusco Perrella e del segretario regionale del Movimento Lorenzo Cancellario. In squadra alcune novità come l'ex UDC Francesco Pilone e alcune riconferme come consiglieri uscenti Pasquale Terzano e Maria Laura Cancellario. Questo movimento ha deciso di appoggiare Michele Scasserra, ma soprattutto ha deciso di credere ad un progetto, quello del polo civico. Noi abbiamo un obiettivo, quello di cercare di frenare questa filiera istituzionale che il centro-sinistra sta cercando di mettere in piedi. Campobasso deve essere data a persone libere, persone che non hanno nessun compromesso, persone che intendono veramente lavorare per questa città. Coerenza e trasparenza, queste le peculiarità evidenziate durante la conferenza stampa, a dispetto delle contraddizioni dello schieramento di centro-sinistra. Se il sindaco del centro-sinistra dovesse andare a governare, ripeto, non può avere le mani libere, si troverà in maggioranza persone che hanno un'idea totalmente diversa, che per 20 anni, per sempre, sono state persone legate a progetti del centrodestra che oggi per opportunità si trovano da quella parte. E da Campobasso andiamo a Termoli, confronto a 5 con i candidati alla carica di sindaco nella puntata di Verità andata in onda ieri sera. Gli aspiranti primi cittadini hanno risposto a quesiti su temi di stretta attualità. Vediamo. I candidati alla carica di sindaco al comune di Termoli affilano le armi a meno di 2 settimane dalle elezioni amministrative. Nell'ultima puntata di Verità, gli aspiranti primi cittadini. Mi chiamo Michele Marone, sono di Termoli, vivo a Termoli da sempre. Sono una persona della società civile, svolgo la professione di avvocato e da circa un mesetto sono stato indicato da alcuni amici con i quali abbiamo messo su un movimento civico e attorno al quale si sono unite le forze del centrodestra. Paolo Marinucci, nato a Termoli nel 77, laureato in ingegneria, mi occupo di cooperazione internazionale e green economy. Io sono Nicola Di Michele, un attivista 5 Stelle da un po' di anni. Abbiamo intrapreso questo percorso con tutti i ragazzi di Termoli e del Basso Molise
e in questo momento ci accingiamo ad affrontare questa campagna elettorale. Sono Angelo Sbrocca, ho quasi 50 anni, è la prima volta che mi candido ad una competizione elettorale, di professione sono avvocato, ho una famiglia composta da mia moglie Livia e da mia figlia Tatiana. Remo di Giandomenico. Molteplici gli argomenti affrontati, dallo zuccherificio del Molise allo stabilimento Fiat di Rivolta del Re, dal turismo all'inquinamento ambientale e in merito alle iniziative volte al rilancio del nucleo industriale di Termoli. La zona industriale deve diventare un luogo dove le aziende, quelle serie, quelle pulite, possono trovare finalmente qualcosa su cui scommettere. La legge che è stata proposta e che siede ancora in commissione può essere uno degli elementi per poter rilanciare il nucleo industriale, quindi la formazione di un'agenzia regionale con sede a Termoli e quindi anche una gestione più snella rispetto a quella precedente. Spostare tutto il territorio nell'agro di Porto Cannone. Ma l'ingrediente per rilanciare sicuramente è prendere atto di questo momento di crisi che sta purtroppo affliggendo non solo Termoli ma tutto il paese e cercare di concerto con le realtà produttive di mettere in campo delle proposte di rilancio per quantomeno mantenere i livelli occupazionali e creare nuove risorse. Di sicuro c'è bisogno di una piattaforma nuova che dia infrastrutture e che dia la possibilità alle aziende di poter venire sul territorio e non essere subissate da tasse, da balzelli o anche da difficoltà burocratiche. Con una nuova tematica e tanti ospiti, Verità tornerà in onda il prossimo lunedì alle 21 su Molise TV e in streaming sul sito www.molisetv.com. E restiamo ancora a Termoli. Il candidato alle elezioni europee nella lista Nuovo Centrodestra UDC, l'onorevole Giuseppe Gargani, ha fatto tappa a Termoli per sostenere la candidatura dell'avvocato Michele Marone. Vediamo. L'onorevole Giuseppe Gargani, candidato alle elezioni europee con la lista UDC Nuovo Centrodestra, è intervenuto a Termoli per sostenere il candidato di coalizione Michele Marone e per chiedere il sostegno ai cittadini per il suo viaggio elettorale verso Bruxelles. Gargani durante il suo intervento ha espresso parere favorevole nella sintesi che le forze moderate del centrodestra hanno scelto di compiere a Termoli. Se tutte queste liste mettono insieme i moderati di questa città, quelli che si considerano in una posizione centrale, quelli che sono alternativi alla destra estrema e alla sinistra, è un tentativo che può essere un grande laboratorio, un buon laboratorio per elaborare un nuovo soggetto dopo le elezioni, perché la nostra strategia, il nostro proposito è proprio quello dopo le elezioni, perciò abbiamo fatto la lista, di creare un soggetto nuovo collegato all'Europa e che sia in una posizione centrale. Questo è il nostro proposito. E ribadisco che il collegamento con un comune che abbia omogeneità di vedute credo che sia fondamentale per l'avvenire di queste zone. L'onorevole in seguito ha ribadito come gli enti locali nella prossima legislatura avranno un ruolo fondamentale proprio nei confronti dell'Europa più che dell'Italia e di come sia importante andare a votare con un voto costruttivo e non di mera protesta. E sempre a Termoli una notizia di cronaca, un'operazione di soccorso in mare aperto è stata eseguita dai finanzieri della sezione navale della città insieme agli uomini della guardia costiera nel corso della notte appena trascorsa. L'allarme è scattato intorno alle 22, un marittimo in servizio su un peschereccio a largo di Termoli ha improvvisamente accusato gravi malori fino a perdere conoscenza. Il comandante del motopesca ha subito richiesto soccorso alla sala operativa della guardia costiera che ha coordinato le operazioni di soccorso inviando immediatamente sul posto una unità veloce della sezione operativa navale di guardia di Termoli e raggiunto il porto l'uomo è stato subito trasferito all'ospedale San Timoteo. E sempre a Termoli entra nel vivo la campagna elettorale. I candidati delle quattro liste che sostengono Paolo Marinucci nella sfida per il governo locale hanno incontrato gli elettori al porto turistico. Vediamo.
Un Marinucci motivato e supportato da un buon pubblico ha presentato agli elettori componenti delle liste che lo sostengono. Il candidato sindaco, con un discorso molto sentito, ha toccato gli animi della folla raccontando i suoi 4 anni di opposizione all'amministrazione di Brino e le sue idee per una Termoli diversa, puntando su 4 punti fondamentali. Le priorità sono 4: ambiente, turismo, cultura e sociale. Questi 4 temi fondamentali su cui declineremo il nostro mandato elettorale. Un Marinucci che ha affermato di potersela giocare al ballottaggio, di essere il vero centrosinistra senza inciuci dei politicanti di professione e che con i suoi 96 candidati in campo vuole rompere con il passato e con chi ha contribuito a distruggere Termoli, puntando sull'appoggio delle persone che credono nel cambiamento. Io vedo delle persone molto attente, che hanno voglia di sentirci, di ascoltarci e che ci stanno dando veramente molto riscontro in quello che è il nostro operato, in quello che vogliamo fare. Diciamo che stanno facendo il tifo per noi. Dunque un Marinucci che sente vicino l'appoggio della gente e che vuole essere la sorpresa di queste elezioni. Iniziato il conto alla rovescia sulla visita dei Papa Francesco qui in Molise, Campobasso, Castel Petroso e Isernia, le tappe previste. I dettagli dell'evento sono stati illustrati in una conferenza stampa questa mattina qui a Campobasso. Vediamo. Arriverà il 5 luglio e a distanza di 2 mesi dalla visita, l'arcivescovo Giancarlo Maria Brigantini ha illustrato il programma dell'evento in una conferenza stampa. All'atteso bagno di folla, con migliaia di fedeli provenienti da ogni parte d'Italia, seguiranno momenti di raccoglimento e di preghiera, ma anche di confronto con il mondo dell'economia, come quello previsto all'Università del Molise, prima tappa dopo l'arrivo alle 9 allo stadio di Campobasso. Nella sede dell'Unimol, alla presenza del rettore Gian Maria Palmieri, prenderanno la parola un agricoltore di Riccia e un operaio della Fiat. Alle 10:15 è prevista la sosta in cattedrale e in particolare davanti alla tomba di Monsignor II Bologna. Poi la celebrazione eucaristica allo stadio di Contrada Selvapiana, che, ha precisato Brigantini, è pienamente agibile e a norma. Nell'impianto saranno ospitate 30.000 fedeli. È il segno della Chiesa che va verso le periferie, ha detto Monsignore. Un altro dei momenti clou sarà vissuto alla mensa dei poveri, poi la celebrazione a Castel Petroso con i giovani, dove sarà organizzata una sorta di piccola GMG come quella di Rio de Janeiro. Infine la tappa Isernia, prima con la visita al carcere come segno di vicinanza agli emarginati e poi con quella in cattedrale. Sono luoghi, ha spiegato il vescovo di Campobasso, in cui si respira la fraternità, secondo il monito di Papa Francesco, ma è stancarci di scegliere la fraternità. E ancora cronaca, nell'ambito di una vasta operazione volta al contrasto della microcriminalità, i carabinieri della compagnia di Venafro hanno bloccato e denunciato una coppia proveniente dal Frusinate mentre stava caricando su un'autovettura materiale vario custodito all'interno di un cantiere edile. La refurtiva è stata interamente recuperata e 2 sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria. A Isernia invece i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato un 23enne del posto perché sorpreso alla guida della propria autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e la patente di guida ritirata. Sempre a Isernia un 20enne del luogo è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, pertanto è stato denunciato con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti e sono ancora al vaglio da parte degli organi inquirenti le dinamiche che hanno riguardante l'incidente sul lavoro ieri sempre a Isernia. Il giovane resta, le sue condizioni sono stabili ma sono comunque ancora molto gravi. E cambiamo pagina, sarà la città di Venafro ad ospitare la manifestazione in Molise verso l'Expo che si svolgerà dal 26 maggio al 1 giugno. Pompilio Sciulli, presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha illustrato tutti i dettagli in una conferenza stampa. Vediamo. Nutrire il pianeta, energia per la vita, è lo slogan che accompagnerà l'Expo di Milano nel 2015. Il Molise si prepara al grande evento nello splendido scenario di Venafro, che con i suoi teatri e anfiteatri romani ospiterà la manifestazione Anci Molise per l'Expo 2015 dal 26 maggio al 1 giugno prossimo. Come mai la scelta è ricaduta sulla città di Venafro? Venafro è la porta d'ingresso del Molise.
è una città dove è necessario passare per entrare, ecco, venendo da Roma, da Napoli, è necessario passare proprio per entrare nel Molise, ma soprattutto quest'anno a Venafro ricorre un evento particolare che è praticamente il millenario della morte di Augusto. Augusto ha fatto uno dei pochi editti che ha fatto durante il suo mandato, l'ha fatto proprio a Venafro per il finanziamento di un'opera pubblica. Sarà una settimana ricca di eventi dove tutti i comuni del Molise potranno venire ad esporre e a far conoscere quelle che sono le proprie peculiarità, le proprie caratteristiche. Quali sono stati i costi per sostenere questa impresa, considerando anche la scarsità di risorse dettata dal momento di crisi? Tutti i comuni che aderiranno verranno gratis, perché praticamente l'ANCI mette a disposizione uno spazio, io mi riferisco a Venafro ovviamente. Ovviamente le aziende che decideranno poi di venire ad esporre i loro prodotti pagheranno una piccola tariffa di 50 euro, quindi una cosa, diciamo così, irrisoria per chi veramente vuole venire a far conoscere le caratteristiche del proprio prodotto. Ma dopo la Regione Molise ha contribuito nella riuscita dell'evento con un contributo dato direttamente all'ANCI. E apriamo la pagina sportiva con la Serie D. Il Termoli ha dimostrato grande carattere contro la Maceratese, ribaltando così il risultato. Giacomarro ha elogiato la prestazione dei suoi a fine partita ed ora pensa invece al Matelica. Vediamo. Nella partita di domenica scorsa contro la Maceratese, un Termoli abulico nella prima frazione di gioco ha saputo soffrire e cambiare faccia nella ripresa. Ancora una volta mister Giacomarro è riuscito a leggere bene la partita ed a portare i correttivi vincenti. Un Giacomarro che ha sottolineato i meriti della Maceratese nel primo tempo e poi la grande reazione della sua squadra. È stato merito della Maceratese, che ha avuto qualità, ci ha messo in difficoltà, perché giocando a tre là davanti sicuramente facevamo fatica ad andarla a prendere. Però il secondo tempo, magari oltre al livello tattico, abbiamo cambiato qualche uomo in campo che magari non era in condizione ottimale e siamo riusciti a ribaltare e a giocare pure un calcio importante. Nel primo tempo si è visto una Maceratese che vi ha studiato proprio bene, nel secondo tempo c'è stata la necessità di un cambio di uomini ma anche di modulo. Sì, il modulo è stato il modulo, perché giocando con i tre attaccanti avevamo paura a uscire col quinto nostro, che erano Di Mercurio e Vitteritti, e perciò ballavamo in mezzo, e ballando in mezzo purtroppo con quella sensazione che c'era, che si vedeva che da un momento all'altro potevano prendere pure il secondo gol. Siamo stati fortunati a non prenderlo, poi il secondo tempo penso che è stata un'altra partita, una partita intensa, una partita vogliosa, una partita che abbiamo avuto pure qualità, perciò penso che sia il risultato meritato. Adesso andate a Matelica, l'obiettivo è concludere al meglio questi playoff. Sì, dopo una vittoria così importante, una vittoria che ci dà la possibilità di giocarci questa semifinale, sappiamo benissimo che è una buona squadra, una squadra che è arrivata un punto sopra di noi, una squadra che ha dei giocatori importanti, e ce la giochiamo, se abbiamo questa voglia, questa determinazione, anche lì ce la possiamo fare. Dunque mercoledì sarà partita vera per i giallorossi del Termoli contro il Matelica, obiettivo è chiudere al meglio questa stagione con una vittoria contro i marchigiani. Ma che arrivano cattive notizie per il Termoli da parte del giudice sportivo: 3.000 euro di multa ed una partita in campo neutro a porte chiuse. Questo quanto deciso dopo i fatti di domenica successi al Cannarsa. Non sono infatti passati inosservati lanci di pietre, lucchetti e petardi dalla curva dei tifosi del Termoli verso il campo e nello specifico contro i giocatori marchigiani. Invece a carico di allenatori due turni a Di Fabio della Maceratese e Tramuto del Termoli. E in casa a Campobasso si progetta la prossima stagione di Serie D. Il primo obiettivo è stato fissato con la raccolta entro la prima decade di luglio di 50.000 euro necessari a iscrivere il Campobasso in Serie D. L'associazione dei tifosi rossoblu rilancia così la propria azione dopo la prima fortunata esperienza nell'annata di dominio assoluto in eccellenza. L'idea è stata lanciata nell'assemblea di ieri nella sala della Costituzione della provincia dal presidente rossoblu Giulio Perrucci e prevede che i tifosi gestiscano il 51% della SRL, sarà quindi loro la maggioranza del club.
E lo Spinete ha conquistato la salvezza all'ultimo respiro sul campo dell'FC Molise, alla quale sarebbe bastato anche un pari nei tempi supplementari. La squadra di Varanese, sotto per 2-1 a 7 minuti dalla fine, ha pareggiato e poi ribaltato il risultato nel recupero. Ai nostri microfoni tutta la gioia del tecnico matesino. Vediamo. Ha preso una squadra che sembrava spacciata, l'ha rivitalizzata nel gioco e nel morale e i risultati sono arrivati. E l'impresa salvezza sul campo dell'FC Molise è la ciliegina sulla torta. Mister Matteo Varanese oggi ha impostato una squadra forse un po' attendista, però la tattica alla fine ha pagato perché i suoi ragazzi, nonostante il doppio svantaggio, non hanno mai mollato, addirittura hanno conquistato il 3-2 nell'ultimissimo minuto. Ma no, non era attentissimo, abbiamo fatto una squadra, abbiamo iniziato col nostro modulo, con un 4-4-2, abbiamo creato tantissime palle gol, se avete visto, abbiamo sbagliato tanto, certe volte gli errori si pagano perché loro hanno fatto un tiro e mezzo, hanno fatto due gol, quindi noi invece per fare gol dobbiamo sudare tantissimo, però devo dire che nei 90 minuti la squadra che ha meritato è lo Spinete. Progetti a questo punto per il prossimo anno, dopo questo straordinario risultato, si proseguirà con la crescita oppure si punterà a qualcosa di più elevato? Ma no, noi dobbiamo lavorare innanzitutto sul bacino d'utenza che abbiamo nell'area matesina, Boiano e dintorni. Noi siamo la squadra nel girone, nell'area matesina, che ha la posizione migliore, giochiamo in promozione, mentre non ci sta più il Boiano, non ci stanno più altre squadre. Dobbiamo adesso cominciare a pensare alla grande e pensare che con i ragazzi che abbiamo possiamo fare qualsiasi cosa. E questa era la nostra ultima notizia, grazie per l'attenzione e arrivederci. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food, vi aspetta nella zona industriale di Campobasso, adiacente al Cinema Maestoso. Previsioni del tempo per mercoledì 14 maggio. La circolazione depressionaria sarà responsabile di acquazzoni sparse nella prima parte del giorno. Il fronte perturbato si allontanerà successivamente favorendo l'ingresso di aria più secca, che favorirà delle schiarite a partire dalla serata. Forte maestrale con mari fino ad agitati. Temperature in ulteriore diminuzione sia nei massimi che nei minimi, su valori inferiori alle medie di questo periodo. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 8, massima 15 gradi. Isernia minima 9, massima 16 gradi. Termoli minima 13, massima 18 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food, vi aspetta nella zona industriale di Campobasso, adiacente al Cinema Maestoso.